Ciao ragazzi, sono Ulisse, sono un pescatore di spinning fuori dai canoni tradizionali. Vi ho voluto portare con me oggi in questa splendida giornata di pesca. Questi sono i miei posti dove io sono cresciuto, dove io ho passato l'infanzia e sono cresciuto anche come uomo. Vi ho fatto vedere un po' di catture belle, splendide, un bel barracuda col rilascio naturale, un bel alletterato, un serra, un bluefish, tanti bluefish in frenesia che mi attaccavano uno dietro l'altro e niente, splendide schiumate, splendidi spot. Questa mattina ho dato il massimo. Abbiamo visto anche delle belle cacciate di un tonno rosso sotto le aguglie, sotto la schiumata. Bellissima, stupenda. Ormai la stagione è quasi finita, siamo al termine, siamo a novembre, a metà novembre, quindi le catture iniziano a essere sempre di meno. Io sono un pescatore che segue molto le stagioni. Vi porterò a pescare i grossi calamari da riva. Gennaio e febbraio accostano per la riproduzione con la tecnica giapponese dell'edging che sta spopolando in questo periodo. Bei calamari, bei spot, con una cornice storica stupenda. Per poi portarvi a primavera alla pesca del bluefish, del pesce serra, assieme al barracuda. Ad aprile-maggio invece avviene anche la migrazione dei tonni, il tonno rosso, che in quel periodo accosta per cacciare tutti i piccoli pelagici. Lì vi farò vedere, spero, qualche bel combattimento mozzafiato. Per poi passare a fine primavera, con l'arrivo dei grandi alletterati, vi farò vedere quali saranno le esche più giuste per insidiare questi grossi predatori e avere grandi soddisfazioni. A settembre a pescare a shore jigging con la tecnica del metal jig, vi farò vedere quali sono i jig più giusti per questa tecnica, per insidiare palamite, ricciole, tombarelli, alletterati e tutti i pelagici in genere. E poi passare alla pesca alla regina. In acqua bassa vi farò vedere le tecniche più giuste per insidiare la preda più bella, più affascinante in assoluto, la regina.
Un abbraccio a tutti e a presto.